Il corso è rivolto a tutti quei gelatieri che credono che la formazione sia importante. C'è un detto che gira tra i formatori che dice: se pensi che la formazione sia costosa, dovresti provare l'ignoranza e vedere quanto costa. E per cui questo è rivolto a tutti quelli che dicono: beh, io ho fatto tanti corsi, però non ho mai fatto un corso nel quale si approfondisse anche la parte chimica, perché la parte chimica fa paura. No, non fa paura. La parte chimica, se raccontata in un certo modo, se diventa spiritosa, può essere anche molto divertente. L'idea del corso nasce da tutta una serie di esperienze che ho fatto negli ultimi 10-15 anni. Per formazione mia personale ho cominciato a raccontare durante i corsi che cos'erano gli stabilizzanti, che cos'erano i grassi. E cercando di stare ben attento e non spaventare i clienti, ogni tanto ci introducevo dentro un pochino di qualche nozioncina di chimica. Volevo mettersi dentro un pochino di più. E poi quando vedi il questionario che tu richiedi a fine corso, dici: qual è la parte che ti è piaciuta di più? Quella di chimica. Beh, strano. Cioè, non è la materia più interessante e più accattivante che possa esistere. Oppure è stato bello scoprire come si comportano i vari zuccheri visti da un punto di vista chimico. E quindi ho detto: ma perché non strutturare un corso che abbia insieme sia la parte di tecnica di gelateria, quella che troviamo su tutti i libri, in modo che quella ci sia, e in più metterci qualcosina di chimica che i libri sfiorano soltanto. Ho fatto una prima prova con una cerchia ristretta di persone, che ha dato buoni risultati. Da lì sono partito. Oggi difficilmente abbiamo tempo di fare un giorno di corso, 2 giorni di corso, 3 giorni di corso, proprio no. Spesso uno ha un problema, dice: ok, riesco a fare, vorrei fare 3 giorni, però non riesco a fare 3 giorni perché sono un impegno di famiglia, un impegno di lavoro, un impegno, qualsiasi impegno. Quindi uno dice: mi piacerebbe farlo, però soltanto il primo giorno, oppure mi libero soltanto per il terzo. E allora il corso è strutturato in maniera che uno possa fare il primo giorno e solo quello, dove si parlano di zuccheri, e si conclude all'interno del primo giorno. Il secondo giorno si tratta grassi e proteine e si conclude. Quindi chi non ha fatto il primo giorno può tranquillamente fare il secondo giorno senza avere problemi. Il terzo giorno si parla di stabilizzanti ed emulsionanti e fibre. Quindi uno che non ha fatto gli altri 2 giorni può tranquillamente fare il terzo giorno e certamente capire. Perché ci ricordiamo qualche cosa? Perché certe volte certi concetti ci rimangono molto chiari o delle immagini sono fisse nella nostra memoria e altri concetti diventano evanescenti e spariscono dopo un po'? Se ci pensiamo un attimo, i concetti che ci ricordiamo meglio sono quelli che sono legati alle immagini. Se si riesce a parlare a immagini, a collegare le cose, un'immagine che porta all'altra, che porta all'altra, che porta all'altra, si riescono a collegare tra di loro diversi concetti e fare in modo che questi rimangano nella nostra memoria. Questo sistema di lavorare viene chiamato mappa mentale, in inglese mind mapping. Se questo stesso sistema lo potessimo utilizzare per ricordare gli zuccheri e facessimo una mappa mentale degli zuccheri, dice: partiamo dal destrosio, poi facciamo il maltosio, poi le maltodestrine, la cellulosa, papapapa, uno dietro l'altro. Allora noi ci saremmo ricordati sia la sequenza degli zuccheri, che poi il loro potere anticongelante, che il loro il potere dolcificante, tutti quanti insieme legandoli. Quindi gli zuccheri sono diventati un'immagine, una mappa mentale. Se poi dopo riusciamo a proiettarla su uno schermo e a fare una dispensa che sia colorata e con tante immagini, a quel punto il ricordo non ci lascerà più. Oggi abbiamo la fortuna di avere a disposizione un gran numero di informazioni, di tanti siti dove andare a cercare e farsi una cultura. Ma quante di queste informazioni sono effettivamente affidabili? Perché a volte ci sono dei siti che sono molto affidabili, altre volte sono completamente, non dico inventate, ma preso copia e incolla da qualche parte, oppure non proprio corrette, ok? Servirebbe qualcuno che ci dicesse: no, guarda, che questa è un'informazione corretta. La funzione di una persona che ha una cultura dal punto di vista chimico è proprio quella di dire: ecco, questa sostanza sì fa male, questa sostanza sì fa bene, in questa quantità e in queste condizioni. Ma questo ha una ricaduta sul nostro lavoro? Beh sì, come gelatiere ce l'ha certamente, perché sempre di più il consumatore guarda il gelatiere non come l'uomo che
addobba il cono con 2-3 gusti, ma guarda l'uomo come un esperto del settore e gli dice: mi scusi, ma io che sono allergico a, posso mangiare questo? Mi scusi, ma io a, che tipo di zuccheri ci sono? C'è questo particolare tipo di grasso all'interno di questo gelato? E oggi l'operatore del settore non può permettersi di dare delle risposte così vaghe, deve dare delle risposte ben accurate. E ovviamente, se dà delle risposte accurate, questo ha una ricaduta sulla vendita, perché in questo modo fidelizza il cliente che dice: ah, davanti non ho soltanto il gelataio, ma un operatore del settore, una persona che sa quello che dice e del quale mi posso fidare.